Cari amici e amiche, benvenuti nel nostro canale. Oggi abbiamo una storia speciale da condividere con voi, una storia che ci insegna l'importanza della gratitudine e della comprensione nella nostra vita quotidiana. Prima di immergerci in questa straordinaria avventura, vi chiediamo gentilmente di iscrivervi al nostro canale. La vostra iscrizione è un modo meraviglioso per sostenere il nostro lavoro e ci aiuta a continuare a condividere storie significative come questa. E ora, senza ulteriori indugi, lasciate che vi portiamo avanti in questa storia di Aki e Luna, due anime sagge che hanno imparato a vivere con gratitudine per ogni momento della loro vita. Prendetevi un momento per rilassarvi, chiudere gli occhi se volete, e lasciarvi trasportare in questo mondo di saggezza e apprendimento. In un piccolo villaggio ai piedi di una maestosa montagna, vivevano due amici, Aki e Luna. Erano conosciuti da tutti per la loro saggezza e la loro profonda comprensione della vita. Ogni giorno, si sedevano sotto un antico albero di ciliegio, contemplando il flusso costante del tempo. Un giorno, mentre erano seduti sotto l'albero, Aki disse a Luna: «Luna, ho sempre pensato che la felicità fosse legata solo ai momenti felici della vita. Ma negli ultimi tempi ho imparato che anche i momenti difficili possono insegnarci qualcosa di prezioso». Luna annuì, guardando il sole calare dietro la montagna. «Hai ragione, Aki. La vita è un susseguirsi di alti e bassi, e dobbiamo essere grati per ogni momento, sia esso buono o cattivo. Ogni momento ci offre un insegnamento». Quella notte, una tempesta improvvisa colpì il villaggio. Le forti piogge inondarono molte case, compresa quella di Aki. Lui e la sua famiglia persero molte delle loro cose più preziose. Mentre cercava di ripulire i danni, Aki si sentiva triste e frustrato. Luna arrivò per aiutare il suo amico e lo trovò seduto tra le macerie. «Aki, so quanto sia difficile affrontare una situazione del genere, ma ricorda ciò che abbiamo detto oggi sotto l'albero. Anche questo momento ha un insegnamento». Aki guardò Luna e annuì, cercando di trovare un senso nella difficoltà che stava vivendo. Nel corso dei giorni successivi, Aki imparò l'importanza della resilienza e dell'aiuto reciproco. Scoprì quanto fosse forte e quanto amore ci fosse nella comunità del villaggio. Con il passare del tempo, la situazione migliorò, e il villaggio fu ricostruito più forte di prima. Aki e Luna continuavano a sedersi sotto l'albero di ciliegio ogni giorno, ma ora avevano una comprensione più profonda della vita. Aki disse a Luna: «Grazie, Luna, per avermi aiutato a vedere l'insegnamento in questo momento difficile. Ora so che dobbiamo essere grati per ogni momento, perché ogni momento ci rende più forti e ci insegna qualcosa di nuovo». Luna sorrise e rispose: «Sì, Aki, la vita è una lezione continua, e dobbiamo essere aperti ad apprendere da ogni esperienza, che sia gioia o dolore». E così, Aki e Luna continuarono a vivere le loro vite con gratitudine per ogni momento, consapevoli che ogni momento era un dono che li avrebbe guidati lungo il cammino della saggezza e della comprensione. Gli anni passarono, ma Aki e Luna rimasero fedeli alla loro filosofia di vita. Ogni giorno, continuavano a incontrarsi sotto l'antico albero di ciliegio per discutere della loro comprensione sempre crescente del mondo. Un giorno, mentre erano seduti insieme, Luna disse a Aki: «Aki, hai notato quanto sia cambiato il nostro villaggio da quella terribile tempesta? Ora è più prospero e unito che mai». Aki annuì, riflettendo su quanto fossero cresciuti come individui e come comunità. «Hai ragione, Luna. La tempesta ci ha insegnato la forza della resilienza e il valore dell'unità. Abbiamo imparato che possiamo superare qualsiasi difficoltà quando lavoriamo insieme». Luna sorrise, guardando il sole che iniziava a tramontare dietro la montagna. «Ecco un altro insegnamento, Aki. Anche quando sembra che tutto sia perduto, possiamo trovare la speranza e la rinascita. Ogni tramonto è seguito da un'alba». Aki rifletté sulle parole di Luna e si rese conto di quanto fossero profonde. Ogni giorno era un nuovo inizio, una nuova opportunità di crescita e apprendimento. La vita, con le sue sfide e le sue gioie,
era un ciclo eterno di cambiamento e trasformazione. Con il passare degli anni, Aki e Luna divennero saggi anziani, rispettati da tutti nel villaggio. Le loro parole di saggezza e gratitudine ispiravano gli altri a vivere con un cuore aperto, ad accogliere ogni momento con gratitudine e a cercare l'insegnamento in ogni esperienza. Un giorno, mentre erano seduti sotto l'antico albero di ciliegio, Aki disse a Luna: «Luna, grazie per essere stato il mio amico e il mio mentore per tutti questi anni. Hai reso la mia vita ricca di significato». Luna sorrise e rispose: «Grazie a te, Aki. La nostra amicizia e la nostra condivisione di saggezza sono stati un dono prezioso nella mia vita. Ricorda sempre di essere grato per ogni momento, perché ogni momento ci insegna qualcosa di nuovo». E così, Aki e Luna continuarono a sedersi sotto l'antico albero di ciliegio, guardando il sole che scompariva dietro la montagna. La loro gratitudine per ogni momento e la loro comprensione profonda della vita li guidarono lungo il sentiero della serenità e della pace interiore, un insegnamento che avrebbero condiviso con il mondo fino alla fine dei loro giorni. E così, cari amici e amiche, giungiamo alla fine di questa straordinaria storia di Aki e Luna. Speriamo che questa narrazione vi abbia ispirato e vi abbia ricordato l'importanza di essere grati per ogni momento della vostra vita. Vi chiediamo gentilmente di sostenere il nostro canale. Se avete apprezzato questa storia e desiderate vedere più contenuti simili, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. L'iscrizione è gratuita e ci aiuta a continuare a condividere storie significative con voi. Non dimenticate di lasciare un like se avete trovato questa storia toccante e di lasciare un commento con le vostre riflessioni. Ci piacerebbe sentire la vostra opinione e sapere cosa avete imparato da questa storia. Infine, se ritenete che questa storia abbia un valore speciale, vi preghiamo di condividerla con i vostri amici e familiari. La condivisione è un modo meraviglioso per far conoscere il nostro canale e per diffondere messaggi positivi nel mondo. Grazie ancora per averci accompagnato in questa avventura. Vi auguriamo una vita piena di gratitudine, comprensione e saggezza. Ci vediamo presto sul nostro canale.